e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Allora, come vedete siamo qui nel Minecraft Stone Block. Piano piano sto risostituendo di nuovo il pavimento e prendiamo subito la prima missione. Tu sei un... ok. Ah, ok, da uno scudo. Sinceramente non vedo l'utilità. E crafting table è questo qui, quindi sono sostanzialmente 3, 6, no, è un 9x9 il semplice crafting, quindi come se fossero in totale 9 crafting table messi uno accanto all'altro. Quindi ora come ora devo craftare il collector, che è questo qui, ottimo. Sicuramente serviranno parecchi blocchi di iron. Sono in totale 3. Ah, ok, questo è quarzo. Ok, sono 2 e 3. Allora, non ho... ok, sì. In questo modo si scende. Poi, per quanto riguarda la parte sotto, abbiamo 3, 3. Ok. 3 e 3. Uno al centro e 3 e 3. E in questo modo il problema non si pone, cioè per quanto riguarda il ferro, che l'abbiamo inserito tutto. Poi serve il quarzo. Ok, sembrerebbe un qualunque tipo di quarzo. E quindi qua ho 6 già, dubito che mi basta. Ok, con questo 7 in totale sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, in totale sono 10 blocchi di quarzo e non bastano, quindi devo fare un piccolo salto nel Nether per andare a prendere un po' di quarzo. Quindi 6 con quello che ho, 7, quindi ne mancano in totale 3 blocchi alla fine. Ok, FPS veramente veramente bassi. L'ho messo il waypoint al portale, sì, ottimo. Ok, sta ancora laggando parecchio. Non so il perché, ma quando vengo in Nether, in particolar modo quando monto le mod e vado nel Nether. Ok, in teoria ok, ce le dovremmo avere. Mi prendo giusto giusto un altro paio di blocchi di quarzo, cioè di giusto giusto qualcuno, per più che altro perché non si sa mai. Ma lì sotto c'è, sì, ce ne sta altro, ma c'è un creeper. Ok, allora cosa posso fare sicuramente è 2. Ok,
è rompere questi blocchi, innanzitutto mangiare, che non, così almeno recupero un po' di vita. Così perlomeno recupero un po' di vita, che quel creeper che stava lì proprio non mi piace. Ok. Prendo giusto questi due pezzi e direi, no, e direi di tornarmene a casa proprio tranquillamente. Allora, aspettiamo così, di forma il mondo che si sta, ok, si è rigenerato. Allora, ah, lui si è andato. A te ti posso posare. Quindi non so se ho la chisel qui. No. Proprio zero. E direi, ecco, eccola. Tanto me ne basta uno. Allora, a quanto pare devono essere più o meno tutti uguali. Ok, sicuramente servono il Crystal Matrix Ingot. Ne servono in totale 1, 2. Ok, 6. Allora. A quanto pare non ne ho. Ok, come si craftavano il controllo subito. Allora, Nether Star. O ce le ho. Non so quante, ma ce le ho. Ok. Per fortuna i diamanti ne avevo a sufficienza. 3. Ah, ok. Finiti. Allora, vediamo quante Nether Star mi sono rimaste. Ok, praticamente tantissime. Quindi. Ok, devo trovare dei diamanti. Ahimè, il problema diamanti è sempre lì. Allora, non so se qui sì, ok. Avevo qualcosa avevo, quindi il problema non si pone. Cioè, il problema non si pone, però sempre un po' di diamanti devo fare. Quindi servono 4 per 1, quindi siamo 4 e siamo a 2 e siamo a numero che ci serve, quindi 6. No, ne serve 7, ne servono 7, non 6. Serve uno al centro, quindi mi manca un diamante sostanzialmente. Non so se ne è del crusher, no, o vari polverizer, no, intanto voi due metto di qua. Ah, non ci avevo pensato, che ho tutta la parte qui, quindi finché rimane un diamante solo da farmare, un solo diamante da farmare, stiamo abbastanza tranquilli. Ah, ok.
Però quando diventano più di uno, lì diciamo diventa abbastanza tosta. Allora, non so, ok, avevo giusto per due diamanti. Ah, ok, quindi me ne serviranno veramente altre. Allora. Per un diamante, diciamo, è abbastanza tosta, diciamo, più che altro farmare tanto in poco tempo, anche perché le galline dei diamanti ancora non sono riuscite a farle, e devo, anche se ci sto lavorando. Allora, per il momento sicuramente, io da qualche parte avevo, ok, quindi per quanto riguarda qui il tin sto a posto. Ah, semplicemente un pezzo. No, aspetto che vado avanti tra un po'. Intanto per il momento comincio a prendermi qualche pezzo di gravel, giusto per continuare il farming. Allora, qui ci possiamo mettere intanto il copper, il tin, quel poco che ci sta. L'alluminio posso unirlo. Diciamo che è abbastanza lenta come questo come cosa. Infatti penso che queste cose di qua me le prendo tutte e me le crafto io. Iron. Ok. Ok, quanto riguarda l'iron, sistemato. Pure un po' di copper, però. Diciamo che si è a posto. E nessuno di questi mi dà il. Ok, quindi ho bisogno praticamente di trovare un modo per farmare diamanti. Allora, oh, ma ho idea, queste cose qui, questi pezzi di armatura che crasherò molto volentieri. No, ma dal pulverizer sì. Tu? Peccato che non si possono sommare uno all'altro. Ok, siamo a 3. Penso me ne darà altre 3. Non credo che me ne dia di più. Ok, siamo a 6. E quindi, avanzandomi poi due diamanti, siamo a 2. Quindi ora da
due, ok, me ne mancano altre due, quindi in totale mi serviranno 10 diamanti. Quindi da 10 diamanti, avendone in totale 2, quindi mancano 8, altri 2 riesco a farne tramite le essence. Allora, spero che mi dia qualche altro tipo di fertilizer, che almeno mi metta a farmare più diamanti. Sì, ok, addirittura due, il che mi va più che bene. Allora, uno che mi dà il diamante. Ah, ok. Quindi forse addirittura 3 riesco a farne il diamante una botta sola. Quindi no, non volevo usare questi, ma questa è essenza. Ok, sto a 4. Ok, sono rimasti gli ultimi 4 essenza, però dubito che da questa parte mi abbia dato qualche diamante. Sì, e due. Ok, sono rimasti gli ultimi 2 diamanti da dover farmare. Giusto, giusto 2 me ne mancano. Scommetto, volete che qui non ho nulla per poterli farmare, neanche per quanto riguarda qua. Allora, guardiamoci di là, ne ho 4 di essenza. Ok, già un diamante ce l'ho, quindi intanto prendo le altre essenza. No, non volevo passare dall'altra parte. E stiamo a 15, quindi ne mancano in totale 3. E ci stanno 2. 15, 16, 17. E manca giusto l'ultima. Allora, vediamo se. Ok, dici, sto dicendo, mentre aspetto che crescano, metti a formare le altre essenze, però giusto un paio. Ok, ultimi 2 diamanti. Per fare l'ultimo ingot, che andrà al centro. In totale servono 1, 2, 3. Qui sono, ok, 3, 3 e 3. Ok, pure quindi a quanto pare pure di redstone non è che ne ho tantissimo. E invece sì, perché di redstone ne dà molta di più, il che mi sta più che bene. Allora, in totale sono questi qui. Ok, qui mi mancheranno 3, 6, 7, 8 blocchi di redstone. Diciamo, in particolar modo, diamante e redstone sono i blocchi che
mi mancano di più in assoluto. Allora, vediamo come posso farmare redstone un momento. Ok, orchid farm col crusher. Ah, redstone ingot mi dà. Ok, qualche redstone ingot ce l'ho. Allora, non ricordo mai quanti me ne dà. Ok, 16 e 4, 20. Qui altri due blocchi e sto tranquillo. Non so quanti me ne dia. No, no. Però, quanto sembra, all'interno del... Non so se è pure il pulverizer, no, solo nel crusher. Ah, ho pulverizer pure quello. Quindi, ok, crusher questo. No, ok, quindi adesso non l'ho ingotta. Non è redstone ingotta. Ecco perché non poteva entrare. E quindi poi vieni a tornare a casa. A voi vi prendo. Devo trovare il modo di ottenerlo. Ok, dalla dust. Quindi sostanzialmente questa gravel di qua si reinserisce tranquillamente di qua. Quindi fino a ottenere quello che rimane diciamo, quindi fino a ottenere ora la terra, poi la sabbia ed infine la dasta. Allora, ok. Diciamo che ottenere blocchi in generale non è che tutta questa semplicità. Però allora, lo metto qui. Ok, per fortuna rispetto ai diamanti, i pezzi di redstone essence gli danno di più, perché ne ho di più. Ok, siamo a 34, altri 3 blocchi, sono rimasti gli ultimi 3 che andranno in questa zona qui. Quindi praticamente, ok, le ceste cominciano a essere abbastanza piene. Ok, è rimasto l'ultimo pezzo di redstone essence che manca. Spero che mi dia il più presto il fertilizer, anzi, ho ottenuto l'ultimo pezzo. Allora, vi riposo. Ah no, non è l'ultimo.
Sì, è l'ultimo perché sono 23 e l'ho messo dentro. E non era l'ultimo perché devo fare altri 9. Quindi mi serviranno per l'ultimo. Quindi. Ok, spero che non sia l'unico fertilizer che mi danno. Anche perché, come avete ben visto, non è che tutta questa semplicità riuscire a farmare più che altro sono lenti a crescere questi. Questi senza. Devo trovare il modo di fare una sorta di farma, almeno per quanto riguarda i diamanti e la redstone, perché non è che mi crescono proprio. A parte non crescono rapidamente, però non è che sto sempre lì a ogni 3x2 a raccoglierla. Quindi almeno per quanto riguarda queste due essenza. Ok, sta 75, 71. Ok, un altro maduro. Nessun tipo di essenza. Anche se non serve. Ecco, ora me la dà. Io ci approfitto per prendermene un'altra. Ok, a quanto pare ora finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi altri due blocchi di redstone, anche se ce ne bastava uno solo, che va qui. E finalmente abbiamo ottenuto il Neutron Collector. Che veramente veramente ce ne vuole giusto per curiosità. Ok, cose che non posso fare al momento, però a te voglio pensare a vederti. Non so cosa fai, sinceramente. Ok, l'unica cosa che c'è stata da fare è capire cosa fare e aspettare che arriva al 100%. Allora, innanzitutto mi faccio un po' di stone bricca. Assolutamente a caso. Allora, mentre aspettiamo che direi di consumare un po' di corrente. Ok, devo farlo più basso. Così da poter cominciare a continuare a allargare quanto più possibile, quanto più possibile la zona, perlomeno. Ok, quindi sono due blocchi. E sembrerebbe che ok, diciamo che sono stato tranquillo almeno per quanto riguarda lì, per il semplice motivo che so che
prende solamente blocchi simili tra loro. Ok, tocca punto sale al 37%. Veramente, veramente lento. Tu, ok. Qui dai, cobblestone normale. Ok. Allora, direi di passare a tornare di qua, almeno consumo un po' di lava. Intendo per quanto riguarda ricaricare il drill. Poi sicuramente arriverà il momento in cui dovrò caricare il jetpack. Che devo ammettere è veramente veramente lento nel caricare, perché comunque ha molta molta esperienza al suo, cioè molta molta energia consuma. Però prevalentemente utilizzo l'energia, nel senso la utilizzo per il drill. Che per allargare basta veramente veramente poco. Allora, intanto sto più che altro perché ero rimasto un po' di blocchi, diciamo, le compresse da cobblestone, no? E diciamo che sto facendo tornare cobblestone perché a quanto pare la compressed cobblestone, a parte una missione, non è che serva chissà quanto. Punto stai. Ok. Ok, il 70% sta. Spero che non abbia nessun tipo di rischio nel fallire, perché altrimenti se ne devo aspettare un altro, già comincia a essere un problema. Poi, devo formare un altro po' di... Ok, sempre se non mi perdo la cobblestone. Devo formare un altro po' di granite per sistemare questo ultimo pezzo. Ok, quanto pare tu stai a posto. Ed è cosa buona e giusta. Poi tu stai al 92%, ok, ha praticamente finito. Ok. Penso che avrò giusto giusto il tempo di un altro viaggio. Eccolo qua. Ok, Neutron Nuggets. Ah, che serviranno per il prossimo blocco, sostanzialmente. Ottimo, perché mi dà questo, che mi dà un Nuggets, 9 di questi, che 9 Nuggets mi daranno 9. Cioè, mi daranno un ingot. E ci mette veramente, veramente tanto a farmare. Allora, mentre aspetto e continui a farmare, direi per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così stato, mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto. Ciao a tutti voi.